Roma. Questa sera iniziate con me e le prossime 2 sere con altri 2 colleghi questo percorso che abbiamo intitolato Il sostegno e la tutela delle persone in difficoltà in tempo di Covid-19. Adesso, se riesco, condivido anche lo schermo più in grande, penso di sì. Eccolo qua. E cosa facciamo questa sera? Innanzitutto io vi esporrò una breve premessa con qualche dato sullo scenario economico e sociale e un'introduzione un po' più precisa a questo percorso in 3 tappe, che avrà come oggetto il nostro manuale dei diritti, appunto diviso in 3 tappe. La prima cosa che vi dico è che non serve prendere appunti. Forniremo infatti a tutti sia le slide sia poi il manuale operativo dei diritti, prima in una versione in PDF e poi sarà anche online su una piattaforma. Alla fine ci saranno 15 minuti o qualcosa di più, anche magari se serve per le domande. Essendo così in tanti, non si può sovrapporsi parlando liberamente. Quindi, per le domande, vi prenotate sulla chat e c'è Alberto che poi, come moderatore, vedrà le domande o chi si è prenotato e lo farà intervenire. Le potete scrivere o dire a voce. Ecco, abbiamo parlato di un uragano, una tempesta. Per la prima volta nella storia dell'economia moderna, da una crisi sanitaria sono saltati tutti gli equilibri economici e sociali perché il sistema economico è stato fermato. Sono state fermate le produzioni, i consumi, gli spostamenti e questo ha causato già per molti, già dal primo mese, marzo-aprile, una carenza di liquidità che le persone non riescono a superare con la sola resilienza, l'adattamento nel breve periodo, perché appunto la resilienza spesso non genera soldi. La recessione di cui si parla, che cos'è? È un calo della produzione del PIL che si stima nel 2020, ma probabilmente sarà anche di più, almeno del 7,5-9,5%, ma c'è chi dice sopra il 10%, che significa 120, 150, 160 miliardi di euro in meno per l'economia nazionale, che è l'equivalente di 5 leggi finanziarie, più o meno lo stesso calo di produzione che si ebbe nel solo 1929, crisi, è come se sparisse improvvisamente per un anno una re grande regione come il Piemonte o il Veneto, quindi è una recessione. A marzo gli occupati erano calati di 29.000, quindi le persone che avevano un posto di lavoro, e soprattutto erano 121.000 in meno del marzo dell'anno precedente. Perché parliamo di marzo? Perché poi è intervenuto il divieto dei licenziamenti che ferma la situazione almeno fino ad agosto, ma poi non potrà essere mantenuta l'occupazione a cui non corrisponde una domanda, perché sapete c'è questo circolo vizioso per cui se le persone non hanno soldi calano i consumi, se calano i consumi cala la produzione, se cala la produzione cala l'occupazione, se cala l'occupazione c'è meno gente che consuma e così via, si innesca un circolo vizioso. In questo calo dell'occupazione le aziende hanno già cominciato a alleggerirsi della forza lavoro meno essenziali, i contratti con basse professionalità, i part-time, i tempi determinati, i tirocini che scadevano. E i posti di lavoro persi sono per 2/3 femminili e per 1/3 maschile, perché chiaramente ci si alleggerisce più volentieri, purtroppo, delle donne e delle madri. E nel secondo trimestre 2020, quindi aprile, maggio e giugno, probabilmente gran parte degli oltre 400.000 contratti a termine da cui dipendono tante famiglie non verranno rinnovati. Più di 9 milioni di lavoratori sono sospesi interamente o parzialmente dal lavoro, almeno fino a che ci sono state le chiusure obbligatorie, ma anche ora che gradualmente le stiamo superando, non tutti hanno ripreso a lavorare. Quindi il 45% di tutti i lavoratori dipendenti sono stati in cassa integrazione e come vedremo dopo non l'hanno riscossa, quindi molti sono stati senza stipendio e sono anche venuti a bussare alle nostre porte. Per un meccanismo statistico questi non risultano disoccupati, certo, perché non sono stati licenziati, ma alla fine delle 9 settimane di cassa integrazione o delle altre che sono state concesse, quando verrà meno il divieto dei licenziamenti, quindi ad agosto, si rischia, se le imprese non hanno mezzi finanziari per mantenere l'occupazione, una disoccupazione a livelli catastrofici. Quindi, in questo quadro, che non ci vuole buttare al pessimismo, ma alla consapevolezza, capiamo che nessuno si salva da solo e anche noi, Chiesa di Roma, non potremo semplicemente contare sulle risorse da distribuire, piccoli aiuti in soldi
o aiuti alimentari o di altro tipo, per reggere l'onda lunga di questa grave crisi in cui siamo chiamati a fare la nostra parte. Fare la nostra parte con concretezza, quindi forse abbandonare un po' l'abitudine di stare sempre a riflettere sulle povertà, i problemi, le emergenze quotidiane vissute dalla nostra gente, ma ecco, questa concretezza, che appunto è accompagnare le persone ai diritti, significa conoscere questi diritti, conoscere le misure pubbliche che possono sostenere proprio chi è più duramente esposto alle conseguenze sanitarie della pandemia. E qui potremmo dire, ma che c'entriamo noi coi diritti? Siamo un sindacato, un'associazione di categoria? No, facciamo chiesa. E la chiesa vive l'evangelizzazione come scopo primario, che però è inseparabile dalla promozione umana. Noi vogliamo raggiungere ogni uomo e tutto l'uomo, come diceva Paolo VI. Quindi non solo il cuore, lo spirito, ma anche la sua dignità, facendoci realmente prossimi e promotori della giustizia. Allora, per fare questo, tutti noi dobbiamo un po' uscire da quelle che sono state finora le nostre esperienze, i nostri sistemi, e prendere consapevolezza che il modo di andare verso i poveri, di ascoltarli, di accoglierli, di offrirgli un aiuto che è fondamentalmente distribuzione, è insufficiente, perché noi non potremo continuare a distribuire soltanto per sostenere le persone. Quindi gli attrezzi che abbiamo vanno adeguati. Abbiamo una cassetta degli attrezzi che non è più valida per le auto di oggi. Siamo un'officina che va bene per le auto d'epoca, ma ecco, la Caritas d'epoca rischia che lo slogan "nessuno resti indietro" restano solo parole. Invece è importante che noi ci attrezziamo per far sì che veramente nessuno resti indietro, che anche dell'ultimo noi ci riusciamo ad occupare. Quindi in questi tre incontri presentiamo questo manuale operativo sui diritti o istruzioni per l'uso di questi diritti, quindi pensato per tutti voi operatori e volontari della Caritas e quindi in generale per le comunità parrocchiali di Roma. Lo abbiamo presentato anche ai sacerdoti e ai diaconi negli incontri precedenti. Questo manuale è diviso in tre aree: l'area dell'abitare, l'area relativa al sostegno ai diritti delle famiglie, genitori e persone, e l'area del sostegno al reddito e alla liquidità. Ecco, questa sera, così già vi do speranza, non le prendiamo tutte e tre, ma ne prendiamo una sola, cioè l'area del sostegno al reddito e la liquidità, proprio perché non essere informati sui diritti aumenta le disuguaglianze, perché chi è meno informato spesso è anche chi avrebbe più bisogno, mentre anche fra i bisognosi c'è chi ha un po' più di competenze e riesce in qualche modo ad arrivare a tutti o una parte degli strumenti disponibili, mentre chi ha meno competenze, ha meno informazioni, gli strumenti disponibili li sottovaluta, non li conosce, rinuncia, si rassegna. E allora ecco, prima i diritti significa farglieli conoscere. Questo farglieli conoscere, come ha detto anche Don Ben, è un profondo atto di carità. Noi non dobbiamo solo aiutare i poveri, dobbiamo prendere per mano, come prenderemo per mano nostro fratello o nostra sorella, per accompagnarli a chiedere, a conoscere, a chiedere e a ottenere. Questo è un profondo atto di carità. Allora, se siete pronti, vi chiedo un po' di pazienza perché sarà forse un pochino ricco questo contenuto, però poi avrete il manuale. Questa sera intanto cominciate a cogliere i temi principali, alcuni dettagli. L'area del sostegno al reddito e alla liquidità. In quest'area, in primo luogo, diamo conto del fatto che per l'emergenza Covid il governo e anche la regione hanno messo in campo delle campagne di finanziamenti. Quando il decreto di liquidità è stato annunciato, si è in qualche modo avuta la sensazione che ci sarebbe stata una pioggia di soldi da ottenere con facilità. Allora, primo, finanziamenti non significa soldi regalati, ma significa debiti che vanno restituiti. Quindi anche qui la nostra consapevolezza deve stare che le persone sì vanno accompagnate ad ottenerli, ma anche con discernimento, perché è inutile prendersi sulle spalle un debito che rimanda solo il momento della verità, per esempio per mandare avanti una piccola azienda o semplicemente la famiglia, quando bisogna cominciare a pagare le rate si sta peggio di prima. L'altra cosa che dobbiamo dirvi è che molti hanno tentato di accedere, ma pochi li hanno realmente ottenuti, o perché erano pochi fondi disponibili, come nel caso dei finanziamenti della Regione Lazio, le domande si sono chiuse già ad aprile per questi,
anche perché le banche stanno facendo molta resistenza e nonostante gli accordi selezionano i clienti e danno i finanziamenti con loro criteri, anche quelli più piccoli che avevano promesso di 25.000 euro. In questo campo vi segnalo, per chi già non lo sapesse, che una parte dell'azione Caritas e della Chiesa di Roma si svolge attraverso la Fondazione Salus Populi Romani, che non solo può accompagnare le persone quando si trovano in situazione di usura, ma anche di sovraindebitamento o semplicemente aiutarle a capire con quali strumenti gestire la propria situazione. E spesso è importante che questo contatto avvenga presto, prima che la situazione precipiti e si comprometta. Molto spesso arrivano le persone quando è troppo tardi da noi. Ma di questo parleremo un'altra sera, però ve l'abbiamo voluto accennare. A proposito sempre dei diritti legati alla gestione finanziaria e ai debiti, molti non sanno che già prima della crisi Covid-19 e in occasione della crisi poi sono stati aggiunti altri strumenti, è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario della prima casa o anche degli altri mutui in occasione di una situazione di difficoltà. Molte persone, non sapendo questo, arrivano a chiederci aiuto quando ormai la situazione è compromessa, perché hanno saltato il pagamento di 3, 4, 5, 6 rate, addirittura quando la casa è già andata all'asta e non si può fare più niente. Quindi questa è una prima cosa di cui noi dobbiamo avere consapevolezza. Nel manuale troverete delle schede che danno dei dettagli su questo. Però bisogna muoversi, bisogna andare a parlare con la banca, bisogna presentare le domande. Ecco, noi possiamo fare, non da intermediari direttamente fra le persone e le banche, ma possiamo aiutarle a comprendere questo e magari dargli delle informazioni utili che possono valere anche per i prestiti personali, cioè tutti questi piccoli crediti per il consumo, la vita quotidiana, perché in occasione dell'emergenza Covid-19 ci sono stati degli accordi anche fra l'ABI, il governo, le banche, perché gli stessi operatori finanziari non hanno convenienza a far deteriorare i propri crediti e quindi anche per loro è conveniente trovare un accordo se ci si fa avanti. Un altro secondo tema dei decreti, decreto Cura Italia, decreto liquidità e adesso decreto rilancio, è stato quello della sospensione delle scadenze fiscali, le tasse, che sicuramente danno tanta ansia a tutti noi e soprattutto quando uno si trova senza i soldi per pagarle. Ecco, sono state sospese tutta una serie di scadenze, per cui anche il piccolo commerciante che aveva i contributi da pagare, oppure tutte le rate, le cartelle di agenzie entrate e riscossione, le rottamazioni, le definizioni agevolate, chi ha in mano i famosi bollettini, li può pagare al 16 settembre oppure addirittura rateizzarli, come era slittata la rata dei contributi delle colf, che scadeva il 10 aprile, slittata al 30 giugno. Poi sono state rinviate le scadenze delle dichiarazioni fiscali, addirittura il modello 730 e le dichiarazioni redditi al 30 novembre. Sono stati sospesi alcuni piccoli tributi comunali, purtroppo non l'IMU, quella va pagata, e anche il bollo auto della Regione Lazio, che scadeva entro il 31 maggio, si può pagare entro il 30 giugno. Ora, questi sembrano dettagli e forse problemi delle persone benestanti, non dei poveri a cui siamo abituati noi, ma in realtà noi ci dobbiamo abituare anche a queste persone che, avendo la cassa integrazione o avendo la propria attività chiusa e ferma, si trovano con questi problemi e solo sapere che queste scadenze sono rinviate li può aiutare, come dire, a accantonare per il momento una preoccupazione e dedicarsi a gestire cose più urgenti e la ripresa della propria attività. Il discorso della cassa integrazione, perché sappiate qual è la condizione delle persone che poi vengono a bussare ai nostri centri. Tante sono venute, ci sono alcuni centri in cui il numero delle persone aiutate è passato da 50 a 600 a settimana e molte erano persone con un lavoro normale che non avevano mai avuto bisogno di un aiuto in cassa integrazione. Perché? Innanzitutto perché la cassa integrazione non è una richiesta, una domanda che fa la persona, ma è una scelta dell'azienda. Il pagamento può avvenire in due modi: o viene anticipato dall'azienda, ma questo se lo possono permettere solo le grandi aziende e soprattutto se lo sono potute permettere le aziende che non avevano completamente chiuso, perché poi recuperano i soldi dall'INPS, oppure viene pagato direttamente dall'INPS. E qui purtroppo molti,
non hanno ricevuto il pagamento per tutta una serie di motivi. Adesso non entriamo né in dettagli né in polemiche, ma di fatto fra la cassa integrazione ordinaria più di 1 milione, la cassa integrazione in deroga, probabilmente parliamo di un 3 milioni di persone che ancora non hanno ricevuto lo stipendio di aprile, che poi non sarebbe completo, perché la cassa integrazione, come abbiamo scritto qui, l'80% della retribuzione, con un massimale di 971 euro per chi aveva un lordo fino a 2100 e di 1167 dopo. Quindi, come vedete, significa perdere quasi la metà del proprio reddito, specialmente è più penalizzante per i redditi un po' più alti, e questo poi significa non poter pagare l'affitto, il mutuo, finché c'è la cassa integrazione, perché poi è stato detto la cassa integrazione durerà fino a settembre, sì, ma 5 settimane, quindi chi ha finito la cassa integrazione il 9, 8, 10 di maggio, a seconda di quando l'ha iniziata, può avere altre 5 settimane, ma poi quando si arriva a luglio ha finito, e se l'azienda, se non ha le ferie e se l'azienda non può pagarlo, rischia comunque di rimanere senza stipendio. Una cosa da sapere è che chi ha i documenti che comprovano che è in cassa integrazione può chiedere alla banca un'anticipazione. Anche qui bisogna aiutare le persone a muoversi, a darsi da fare. Nel manuale ci sono tutte le informazioni e una modulistica che, conoscendola, si può suggerire alle persone di andare in banca e chiedere l'anticipo sulla cassa integrazione di aprile, che non hanno ancora riscosso e che magari gli arriverà ormai a giugno. E vado avanti. In questo periodo ci sono stati tantissimi bonus, questo termine un po' così, che in effetti poi fa pensare un po' all'elemosina, se vogliamo, per tante categorie che si sono completamente fermate per il lockdown. Quindi hanno preso questo bonus di 600 euro per marzo ed aprile tutti gli artigiani, commercianti, collaboratori e professionisti con partita IVA, e potranno prenderlo anche per maggio se ci sono determinati requisiti di diminuzione del reddito, addirittura 1000 euro. Ma poi, se andiamo a vedere questi, che sì, è un aiuto a pioggia, come tutti gli aiuti a pioggia, tampona l'esigenza di mangiare e di pagare qualche spesa, ma certamente, per esempio, chi doveva pagare l'affitto per la propria attività o aveva comprato la merce che sperava di vendere, la doveva pagare, comunque è in difficoltà. Così come i professionisti iscritti alle casse autonome, qui si è un po' ironizzato, ma non ci sono solo i notai in questa categoria, c'è anche il giovane avvocato, commercialista, giornalista, che medico, che guadagna poco e che ha preso il bonus di 600 euro solo per marzo, perché poi non gli è stato rinnovato. Un po' si è pensato anche al mondo dello sport, un bonus di 600 euro per marzo-aprile, per questa cosa qui, anche quella del bonus INPS, le domande sono ancora aperte, tra l'altro. Gliel'ha pagato questa società del CONI agli sportivi. Anche qui non dobbiamo pensare agli atleti professionisti, ai grandi club, ma a tutto quell'indotto che lavora intorno allo sport, che arriva fino all'istruttore della scuola di danza, che lavora un po' di ore, che lavora solo il pomeriggio, che arrotonda, che fa fare sport ai nostri figli o nipoti nelle scuole. Questi sono, è da marzo che non lavorano e non hanno preso niente se non questi 600 euro. Così come tutte queste altre categorie, sempre questa cifra, 600 euro, poi non so perché, per marzo ed aprile, lavoratori dello spettacolo, agricoli, stagionali, intermittenti, incaricati delle vendite a domicilio, vedete sono le categorie più precarie, e lavoratori domestici. Ecco, una parola da spendere su questo è stato anche un po', se vogliamo, il disimpegno delle persone delle nostre comunità che avevano magari qualcuno che lavorava per loro da anni e improvvisamente non se ne sono fatti carico, magari lavorava anche in nero. E quindi tantissimi collaboratori domestici che avevano delle entrate più che dignitose, per la paura del contagio gli è stato detto: e tu non vieni più, ora speriamo che riprendano, ma sono dovuti andare con molta vergogna a chiedere aiuto alle nostre parrocchie. Ecco, tutte queste categorie dell'ultimo bonus i soldi ancora non l'hanno presi, stanno cominciando a poter fare le domande, quindi è da marzo, da fine marzo, che vanno avanti con quello che gli era rimasto. Però è importante che sappiamo che c'erano questi diritti, perché specialmente fra i lavoratori domestici o fra queste altre categorie c'è molto poca informazione. Quindi rischiamo che la situazione venga aggravata e le disuguaglianze aumentate dal fatto che non si va nemmeno a chiedere questo poco a cui si ha diritto.
La Regione Lazio ha fatto altri bonus per queste categorie, un piccolo bonus che si sovrappone a quell'altro che abbiamo visto prima, che in realtà è arrivato dopo, per i colf e badanti, per i tirocinanti, cioè i giovani che fanno tirocini retribuiti che sono stati interrotti per l'emergenza Covid-19, una piccola cosa anche per i rider, i lavoratori digitali, si chiamano così, che fanno consegne. Il titolo di questo bando della Regione Lazio, nessuno escluso, in realtà non è completamente esatto, perché c'è sempre qualcuno che è rimasto escluso, perché qui sono rimasti esclusi quelli che avevano già percepito un altro beneficio. Capisco perché le risorse disponibili sono poche, però comunque non è che il rider che non lavora più, non ha preso niente, ha preso un piccolo bonus e poi sta bene. E soprattutto sono stati esclusi tutti i lavoratori con rapporti informali, cioè non regolari, e gli immigrati irregolari. Ora, non ci si può chiudere gli occhi, tappare gli occhi di fronte a questa realtà. E questo ci dice che forse noi dovremmo pensare soprattutto a questi, che nonostante siano persone che lavorano e che producano e lo fanno in nero non per loro colpa, ma per necessità, non stanno avendo nulla. Una misura da ricordare che esiste già da prima è il reddito di cittadinanza, che purtroppo ha la simpatica caratteristica che chi ha preso già il reddito di cittadinanza non poteva prendere nessuno degli altri benefici. Come anche qui, se fosse benestante. Si capisce che è meglio dare a chi non ha nemmeno questo, però l'importo del reddito di cittadinanza, voi lo sapete, può variare molto, può essere anche minimo e il reddito di cittadinanza è stato introdotto nel 2019, prima si chiamava reddito di inclusione, ma anche qui esclude chi non ha la cittadinanza e la residenza. Ha un obiettivo di per sé non solo di emergenza, ma anche di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, i famosi navigator, i sistemi per aiutare a trovare lavoro, eccetera. Viene concesso ai nuclei familiari con un ISEE o anche ai single con un ISEE inferiore a 9.360 euro, viene erogato sotto la forma di una carta di pagamento ed un importo mensile diviso in due quote che insieme, tra quella per le spese di sussistenza e quella per l'affitto o il mutuo, possono raggiungere al massimo i 9.360 euro. Ne stiamo parlando, anche se magari voi tutti già lo conoscete, perché quando una persona si presenta non a chiedere aiuto, è importante verificare se potendo ha già acceduto a questa misura o se invece è rimasto indietro su questa misura. Così come la agganciamo, anche se nuova, poi è stato inserito nel decreto 34-2020, quindi l'ultimo decreto, il decreto di rilancio, questo reddito d'emergenza, che è una cosa abbastanza simile al reddito di cittadinanza, un po' meno, se vogliamo, raffinata, un ISEE un po' più largo, fino a 15.000 euro. E non si chiede la residenza per tutti i familiari, ma solo per il richiedente. Quindi, se il richiedente, il capofamiglia, chiamiamolo così, o una persona della famiglia ha la residenza regolare, tutto il nucleo familiare ci rientra. In questo caso sono riusciti a fare questa piccola forzatura. Però intanto è per 2 mesi, maggio e giugno, oppure se non fai la domanda entro il 30 maggio, giugno e luglio. È un importo che varierà da 400 a 840 euro, quindi è un importo importante anche questo, e ovviamente incompatibile con tutte le misure già concesse in questa occasione dell'emergenza Covid, prima fra tutte il reddito di cittadinanza. E aggiungo a questo punto che noi stiamo parlando di misure per cui è necessario fare domanda. Quindi, purtroppo è una cosa spaventosa, molto spesso crudele, c'è una grande burocrazia, una grande difficoltà. Quindi tutti noi però ci dobbiamo, come dire, attrezzare per non demoralizzarci noi per primi e non far demoralizzare i poveri, le persone che hanno bisogno d'aiuto e magari anche familiarizzare un po' con i sistemi informatici, perché lo troverete nel manuale, ci sono le indicazioni. Molte di queste misure si possono richiedere sia andando ai patronati, sia andando da soli sui siti internet e magari registrandosi, prendendo il PIN dell'INPS oppure lo SPID, l'identità digitale. Non è poi così difficile, specialmente per molte persone che ci stanno chiedendo aiuto ora, che erano persone inserite, che quindi
hanno familiarità con questi strumenti o possono arrivarci più facilmente, specie se giovani, visto che poi utilizzano i social e fanno tante cose, potranno arrivare anche a queste. Ecco, anche su questo forse noi dobbiamo informarci un po' e aiutare le persone, perché l'autonomia e il darsi da fare rilancia la persona e non la rende dipendente né da noi né dagli altri, e questo è importante, perché noi non dobbiamo generare, come dire, dipendenza o criticità d'aiuto, ma il più possibile autonomia. Sta arrivando, se ne è parlato molto sui giornali, quindi vi dico brevemente, un contributo a fondo perduto per imprese, società, professionisti, insomma i titolari di partita IVA. Si farà la domanda all'Agenzia delle Entrate, che ha promesso di sbloccarla in pochi giorni, ne sono già passati 5-6, quindi ecco, si spera che arrivi, e che permetterà a chi può documentare un calo del fatturato da aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di ricevere un contributo, a seconda della dimensione dell'azienda, dal 20 al 10% di questa differenza. Allora, capiamo bene che se per esempio un piccolo esercizio commerciale, un bar, fatturava 20, 30 mila, 40 mila al mese e ad aprile è stato chiuso, prenderà il 20% di 40 mila, cioè 8 mila. Allora aiutiamo la persona che non lo sa ad accedere, perché è una cifra importante, al tempo stesso è un piccolo, così, un po' di vitamine, un piccolo sostegno, non è che ti ristora di tutti i 3 mesi che sei stato chiuso, però qualcosa ti dà ed è importante. Per chi non arrivasse, facendo tutti i calcoli un po' complessi, ad avere una cifra superiore a 1000 euro per le persone fisiche o 2000 per la società, comunque gli verrà dato almeno questo importo minimo, 1000 euro e 2000 euro, così come per chi ha aperto dopo. Per cui questo è importante, che tutte, pensiamo alle persone che ci vengono a chiedere aiuto. Purtroppo non sono i colf che possono beneficiare di questo, però per chi lavora a partita IVA per necessità, ma in realtà è una specie di dipendente, o per chi ha una piccola attività di commercio artigianale, ambulante. Io ho conosciuto persone che si sono inventate delle forme di commercio online. Ecco, tutti questi che in questo periodo non hanno lavorato, o perché era vietato, perché la gente non spendeva e non andava in giro, ecco, possono accedere a questo contributo. Questo è molto importante, anche perché probabilmente non ci sarà molto tempo per fare le domande, probabilmente fino al 30 giugno. Si aspetta per questo appunto il decreto dell'Agenzia delle Entrate che apre la procedura per fare le domande. Ci sono state poi tante altre misure che sono state inserite soprattutto nell'ultimo decreto, non entriamo nel dettaglio, ci sono state delle piccole riduzioni dall'autorità per l'energia, per gli oneri delle bollette elettriche per usi non domestici, un bonus una tantum per le edicole, altri interventi per le librerie, per le palestre, le piscine, i centri sportivi. E sembra che parliamo, come dire, di consumi voluttuari, però quel mondo, torno a dirlo, dello sport ha sofferto moltissimo e soffrirà molto, perché prima di ottobre, novembre, forse dicembre non potrà ricominciare a lavorare a pieno ritmo, così come aggiungiamo tutto il mondo del turismo, ma che non parliamo solo dei grandi alberghi, ecco, ma il turismo balneare, tutti i turisti che vengono a Roma, che poi generano un indotto, i chioschi, piccole attività, tutti i parchi divertimenti, l'intrattenimento e lo spettacolo, ecco, sta soffrendo moltissimo e ancora ha avuto poco. Io ho finito, ho detto tutto quello che dovevo dire su queste misure, così c'è più tempo per le domande. E per le domande c'è questa possibilità appunto di prenotarsi nella chat, a cui lascio la gestione ad Alberto, e poi c'è una mail che sta qui sotto ma che ritroverete sul manuale, coordinamento covid@caritasroma.it, a cui potrete mandarci domande, sia richieste di chiarimenti sul manuale sia su casi particolari, eventualmente un po' difficili da dipanare. Ovviamente quello che vi chiedo è, poi prima di fare domande sui casi, di leggere il manuale, così cominciate a familiarizzare anche voi, conquistando una certa autonomia.
Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza e adesso lascio la parola per le domande, invitandovi a non fare domande se non sugli argomenti di stasera, perché poi, che ne so, della riduzione.